Una performance, la storia di una cittadina, l'arte come motore di ricomposizione dell'infanto e, perché no, come forma di relazioni tra le persone. C'è molto nella mostra Skripe Tima, che l'artista di origine kosovara Petri Talilaj ha portato in Fondazione Merz a Torino come vincitore della seconda edizione del Mario Merz Prize. L'esposizione rappresenta il punto finale di un percorso, iniziato il 7 luglio 2018, con una performance tra sogno e teatro nella cittadina natale di Alilaj, Runik, proseguita poi con una mostra a Berna e infine approdata nel capoluogo piemontese, accolta negli spazi post-industriali della fondazione presieduta da Beatrice Merz. Quando arriviamo a scegliere l'artista vincitore è perché riteniamo che con lui si possa costruire un progetto a tutto tondo. Abbiamo iniziato questa costruzione, questo progetto per culminare qui nello spazio della fondazione, che è uno spazio che cerchiamo di ritenere il più versatile possibile, nel senso che cerchiamo di consegnarlo agli artisti in maniera che possano usufruire di questo spazio come meglio desiderano. Quello che più colpisce nel lavoro di Petri Talilaj, artista 32enne tra i più interessanti della nuova scena internazionale, è la sua relazione con la realtà, il fatto che quello che vediamo oggi a Torino abbia prodotto gli effetti concreti sulla vita delle persone a Runik, dove Petri ha ridato vita a un luogo simbolo del periodo unitario della Jugoslavia, come la Casa della Cultura, che era stata poi una delle troppe vittime delle guerre post-titine. Il curatore dell'intero progetto, Leonardo Bigazzi. Petrit è un artista che è in grado di intervenire direttamente nel reale e capire la distinzione tra quello che si può discutere nello spazio pubblico e quello che invece l'arte e il sistema, il contesto dell'arte contemporanea ti permette di trasportare su un livello differente. E quindi è per questo che questi due momenti, cioè il momento della performance e il momento della mostra, sono complementari, perché quello che è stato in qualche modo le emozioni che si sono tradotte nella performance a Runik sono presenti qui a Torino, ma allo stesso tempo c'è un livello di riflessione diverso ed è un livello di riflessione che, partendo dal contesto di Runik, qui si apre a una riflessione più ampia su quello che è il potenziale dell'arte. La mostra torinese si articola su tre momenti e tre movimenti: dal grande letto nel quale il protagonista della performance sognava di riportare in vita la Casa della Cultura, alle quinte del teatro allestito poi realmente, fino ad arrivare ai documenti ritrovati nel sottotetto dell'edificio, sui quali Alilaj è intervenuto con il disegno. È come se il sogno è rimasto, le tracce, le impronte del sogno sono rimaste anche quando lui ha aperto gli occhi attorno a noi. Per me è stato quello un po' che sognavo di portare a Runik, cioè in un posto dove da 30 anni non succedeva tanto, diciamo niente, nella piazza. È come se i sogni avessero cominciato veramente a dormire. E avevo tanta voglia che, attraverso un po' la memoria collettiva del passato, ricominciare a risvegliare i sogni per un possibile presente insieme. Allievo di Alberto Garrutti a Brera, Alilaj in qualche modo ha fatto sua la lezione del maestro e ne ha immaginato un ulteriore avanzamento, andando a fare delle relazioni con l'agente di Runik, la vera materia della propria arte. Devo dire che è stata una grande emozione viverla questa, un po' insieme a tutti i cittadini là, e spero che poi qua sono riuscito a tradurlo e a portare questa emozione sia attraverso l'installazione qui e sia attraverso il video che è il nuovo film giù. Il film, appunto, che documenta la performance e simbolicamente chiude il cerchio di tutto il lavoro, che ruota intorno a un tema classico di Petri Talilaj, ossia quello della memoria, ma aggiunge nella sua potenza installativa e morale anche un nuovo protagonista, l'assenza. È tutto proprio un gioco fra presenza e assenza, e che a mio punto di vista poi in realtà si traduce in una presenza ancora più forte. La mostra in Fondazione Merz resta aperta al pubblico fino al 3 febbraio 2019.